Ricominciamo con il programma del pomeriggio. Let's begin with the afternoon program. Parlerò in italiano perché mi sembra che tutti gli oratori del pomeriggio sono italiani. Allora, come diceva Carlo Doglioni, il professor Giuliano Panza non può essere presente per influenza e gentilmente il professor Attilio Boriani ha accettato di dare una presentazione, sempre nei tempi... Dov'è Boriani? Qua? Eccolo qua. Oh, scusa. E il titolo mi pare si chiami The CMB Line, The Southern Boundary of Ivrea Verbano Zone, di Boriani. Siamo grati, naturalmente. CMB Line, che ignoro cosa sia, ma confido molto sul fatto che Boriani lo dica. Località esattamente Cossato nel Biellese, Mergozzo in Val d'Ossola e Brissago sul Lago Maggiore. Dunque, allora vi presento questo contributo. Come vedete ho scritto The CMB Line, The Southern Margin of the Ivrea Zone, a reappraisal. Perché a reappraisal? Perché io e Rosalino Sacchi abbiamo descritto per la prima volta questa linea nel 1973, quindi sono passati parecchi anni. E col passare del tempo però sono stati accumulati altri risultati, specialmente di rilevamento, come vi farò vedere. Con Valeria Caironi abbiamo lavorato in quella zona per i geoparchi, specialmente per il geoparco Valsesia Val Grande, e quindi ho avuto modo di rivedere ancora questa zona. Comando io qui. Allora, qui vedete, questo qui è grosso modo il disegno che avevamo presentato tanti anni fa. Allora, vedete, dunque, come funziona questo? Così. La linea di cui parliamo è quella che separa l'Ivrea Verbano dalla serie dei laghi, che qui è la CMB. E appunto separa un'associazione tipica di crosta inferiore, che è l'Ivrea Verbano. Sapete che l'Ivrea Verbano è una delle zone più studiate al mondo, si contano più di 2000 pubblicazioni sull'Ivrea Verbano. C'è un grosso corpo basico, granuliti, sia mafiche che acide, e mentre la serie dei laghi è costituita prevalentemente da paraderivati in faccia degli anfiboliti con dentro dei granitoidi ordoviciani. L'associazione serie dei laghi, che è chiamata dagli svizzeri stronaceneri serie dei laghi Ivrea Verbano, è stata considerata, e lo è ancora da molti autori, una delle rarissimi casi in cui abbiamo affiorante una sezione attraverso la crosta continentale. Allora, questa è la Valle Cannobina e qui questa sezione, torneremo su questa sezione, questa qui in rosa vedete i paraderivati dell'Ivrea Verbano e invece qui sotto, questa è la CMB e qui sotto c'è la serie dei laghi con i suoi paraderivati, con gli ortogneis, le anfiboliti. Ora, la CMB, cioè questa linea qui, da che cosa è caratterizzata? È caratterizzata da questa parte qui della serie dei laghi, che vedete in questo colore qui chiaro, in cui sono presenti delle miloniti ricristallizzate. Sono presenti delle
pieghe che adesso noi interpretiamo come drag folds, e poi è presente uno sciame di dicchi basici, in gran parte concordanti con la foliazione milonitica. Questi dicchi basici io li avevo chiamati apeniti, perché c'era questa somiglianza con rocce dello stesso tipo della Appin County in Scozia, che erano considerati, ci sono graniti caledoniani, erano considerati precursori dei graniti presenti lì in Scozia. Credo di aver fatto un errore, non ho capito. Allora, che cosa abbiamo visto? La CMBI, qui ogni tanto mi compare qualcosa che non so. Grazie. La CMB non è, come pensavamo noi, soltanto questa linea qui, questa faglia. In realtà è una fascia, è una zona di trasprensione destra della potenza di almeno 6 km. E qui in Val Canobina la si vede molto bene perché è la fascia qui, questa zona di shear trasgressivo. E qui c'è il fiume Canobino e qui c'è il limite con Livrea Verbano. In questa zona qui dove ci sono i dichi mafici c'è una sovrimpronta metamorfica di bassa pressione. Queste rocce contengono andalusite, cordierite, delle volte corindone anche. E qui è stata fatta una stima delle condizioni metamorfiche di questa sovraimpronta qui, che danno 500 gradi più o meno 30 e da 2,3 a 1 kilobar, che è proprio nella fascia in cui ci sono questi filoni mafici. Allora, questa zona di shear che abbiamo visto qui in Valle Canobina, in questa zona, in realtà la possiamo andare anche in Canton Ticino, grosso modo qui c'è Bellinzona, dove qui la serie dei laghi è coinvolta in questa sinforme, che io ho chiamato la sinforme del Monte Camoghè, e la gamba settentrionale di questa sinforme è ripiegata, vedete qui, in quelle che un autore vecchio svizzero aveva chiamato Schlingenbau, no? Queste pieghe Schlingen, e a queste pieghe veniva dato il significato di pieghe ripiegate. Io tra l'altro sono un allievo di Swart, che era appunto un fautore di questa idea su questi cosiddetti con questi Schlingen. In realtà, dopo lo studio qui fatto in Canobina, è risultato chiaro che questo fa parte di una zona di shear trasgressivo, di shear destro. Ad esempio sul lago d'Orta, qui è molto più difficile, questa qui è sempre la CMB, la vedete, sul lago d'Orta si vede ancora una piega, qui un'altra drag fault. Il fatto è che qui nella zona del lago d'Orta è più difficile vedere queste strutture perché la maggior parte delle rocce incassanti, delle rocce mafiche appartenenti alla serie appinitica,
prodotto, il risultato del metamorfismo di contatto, ha prodotto una estesa migmatizzazione. Allora, la CMB è tagliata da un'altra faglia importante, che è la linea del Pogallo, che io avevo descritto nel 70, che questa sicuramente è una faglia di sinistra, di cui si vede bene questa faglia qui, Pogallo, è caratterizzata da miloniti in faces degli anfiboliti, però la parte meridionale di questa faglia qui ha una sovraimpronta metamorfica di bassa temperatura, probabilmente alpina. Le intersezioni delle due faglie, ecco, vedete, questa è la CMB, è il Pogallo, questo all'imbocco della Val d'Ossola si vede bene, e anche qui, adesso io ho solo tratteggiato in questa carta qui la zona, ma anche qui ci sono filoni basici e ci sono anche dei differenziati acidi delle appiniti. Nelle appiniti, nei filoni basici, c'è spesso il fenomeno del back veining. Quindi le rocce incassanti sono parzialmente fuse e vedete che abbiamo questi filoncelli acidi che invadono il filone basico. Allora, questi filoni basici qui appartengono alla suite che è stata datata più volte, a circa 280 milioni di anni. Come vedete, questi filoni sono verticali in gran parte e attraversano rocce che hanno subito un metamorfismo, quindi sono posteriori al metamorfismo varisico e quindi praticamente possiamo dire che queste qui sono le rocce milonitiche della CMB, quindi possiamo dire che questo ci permette di datare tutto quanto, perché questi filoni attraversano delle rocce che hanno metamorfismo varisico, queste rocce sono la zona milonitica è sicuramente, è probabilmente, con grande probabilità, eopermiana, del Permiano inferiore. Allora, nelle relazioni tra la CMB e il Pogallo, quello che si può vedere è che il Pogallo, la linea del Pogallo non ha dentro filoni mafici e non ci sono filoni mafici milonitici. Lo sciame di filoni si restringe quando si arriva all'intersezione con la linea del Pogallo. Quindi evidentemente c'è una relazione tra la faglia del Pogallo e le intrusioni mafiche. Questa è indubitabile. Quello che è che la linea del Pogallo che interseca la CMB, linea sinistra che interseca una faglia, una zona di shear destro, si è probabilmente verificata nel momento in cui c'è stata un'inversione di senso di shear, cosa che shear eopermiano è molto ben descritto nei Pirenei e spesso c'è un'inversione di senso di shear. Grazie. Ora,
La scoperta di questa zona di shear molto spessa fa pensare a quello che ha trovato Muttoni e coautori su basi paleomagnetiche. Allora, al momento della formazione della Pangea, secondo i paleomagnetisti, c'è stato una faglia trascorrente destra, loro hanno calcolato fino a 3.500 chilometri di rigetto. Ora, data la grandezza, lo spessore della zona di shear e la sua età, come abbiamo visto, che è ben costretta, potrebbe essere benissimo che la CMB faccia parte di questo mega shear eopermiano. Non dico che tutto il rigetto di questa faglia, ma sicuramente può esserne una parte. Dunque, come conclusione finale, poi io vorrei farvi vedere, questi qui sono, abbiamo fatto dei datazioni uranio piombo su zirconi, queste sono rocce para, quindi con protoliti clastici, e come vedete si vede bene che questi sono zirconi clastici. Si vede bene che la sedimentazione può essere cambriana, perché abbiamo zirconi clastici più vecchi di cambriana. Se andiamo a vedere le kinzigiti, però, fanno parte dell'Ivrea Verbano, come anche della serie tonale, invece troviamo anche zirconi ordoviciani dentro nelle kinzigiti. E quindi è anche possibile che le kinzigiti abbiano metà di i protoliti abbiano metà di sedimentazione siluriani. In sostanza, quello che si può vedere è che è dubbio, almeno io non penso, che l'insieme di zona di Ivrea e serie dei laghi rappresenti una sezione coerente attraverso la crosta. Perché non hanno metamorfico, non hanno in comune né l'età, neanche l'età di sedimentazione dei protoliti, e dando l'idea di essere stati avvicinati l'uno all'altra lungo una zona di shear destro di migliaia di chilometri addirittura. Queste sono le conclusioni a cui siamo arrivati. E grazie. Grazie doppiamente allora Moriani per aver sostituito Panza, per aver dato questa bella presentazione. Una domanda, perché abbiamo tempo per una domanda, Annibale. Vorrei chiederti se hai delle datazioni di zirconi degli scisti di Edolo, che sono lì intermedi, sì, tra il Morbegno. Sì. No, lì sono indicati Morbegno e Gnei Schiari. E quelli di Edolo? Lo stesso. Viene fuori sempre una molto probabile età cambriana. Sai, il cambriano è un periodo veramente particolare, perché c'erano pochissime terre emerse e ovviamente favorisce una sedimentazione più argillosa. Cioè, se abbiamo un'emersione abbiamo un aumento dell'attività erosiva, mentre con le condizioni che c'erano nel Permiano, è chiaro che, come gli sciti di Edolo hanno protoliti argillosi, stanno bene come protoliti. Qui siamo di fronte a una genesi di crosta continentale fanerozoica. Tutta la nord, non so, in Sardegna forse ci sono dei dati diversi, ma quello che risulta a me, gli intrusivi sono ordoviciani e le rocce para
protoliti sono cambriani. Quindi abbiamo questa crescita continentale. Grazie. Vai. Grazie ancora. Prego, due volte. Allora, il prossimo intervento è di Maria Luce Frezzotti. Diamonds from the Alps reveal carbon mobility in subduction zones. Grazie. Ti avverto quando va. Allora, prima di tutto volevo ringraziare per essere parte di questa giornata così importante, questa giornata caratterizzata dalla presenza della geologia italiana, della petrografia italiana, nel momento in cui si vanno a celebrare e a festeggiare, credo, perché oggi credo sia una giornata di festeggiamento, due figure chiave nella comprensione della geologia alpina, della petrologia alpina e dello studio e dell'interpretazione, soprattutto per il significato geodinamico, che l'individuazione dei complessi metamorfici sia di origine continentale che oceanica, di altissima pressione, hanno dato a tutti noi. Il mio contributo oggi a questa giornata è quello di cambiare la prospettiva e di guardare a questi processi dalla parte di un elemento, dalla parte del carbonio, nella sua forma solida e nella sua forma, diciamo, variopinta, all'interno delle fasi fluide. E per questo motivo, now I will switch to English and I will move to the Aosta Valley. So that the ultra-high pressure rocks of Western Alps have reached the diamond grade, that was a concept that we knew already when we started our investigation. This was especially modeled for the Dora Maira white schist and associated ultra-high pressure rocks by thermodynamic modeling by different authors. When we started to work on the Lago di Cignana ultra-high pressure rocks, both the eclogites and the metasediment, our idea was to have a look to the fluid phase that could be present in a geological environment that could represent for us a proxy for deep subduction fluid, or relatively deep. And with deep, I intend a depth that might be of help in understanding how then magmas which are present in a subduction zone are carrying up volatile, including carbon. So the PT condition were estimated and recently by Angie Boost and his group in the coesite grade at about 500 degrees and 550 degrees C. And this was not a surprise because Reinecke, he discovered coesite in the eclogites 8 years before this study. But in the same year, there was another paper coming out by Groppo and the colleagues of Torino, which are here present, that they calculated by pseudosection modeling of eclogites and by the mineral paragenesis that they were analyzing, a peak metamorphic condition could have been at 3.2 gigapascal or in excess. That if we plot the commonly used line of the diamond graphite equilibrium, it corresponds to entering, just putting the nose on the diamond grade. And indeed, diamonds were there. And where were the diamonds? The diamonds were in the manganese nodules. This is a progressive enlargement of what we were seeing using electron microscopy to make it more dramatic than a thin section.
And see that the garnet, which are very complex in their growth, but in the most internal peak and prograde part in composition, they are absolutely pervaded by cavities. And these cavities here open are fluid inclusions, so a lot of fluid involved during the growth. And diamonds are there, and they are always associated with a fluid inclusion. You see here, these are images of a single diamond. They are all Raman confirmed. We were able to have spectra for about 40 micro diamonds in these rocks. So an association, a primary association of diamonds and fluid plus carbonate and other phase in garnet. Another is that diamonds are present also inside the fluid inclusion. This that you see here, it's a Raman map outlining the phases which are recognized in this inclusion, which has this speckled, darkish appearance. You cannot see through. You cannot see through because some of them are coated by a kind of film of amorphous carbon, which is giving this speckled appearance. And here you see, it's kind of example for the most common phase, which are carbonate, and I have used a generic terms by intent because we found calcium carbonate, alkali carbonate, we found bicarbonate, we find hydrous carbonate, hydrated carbonate. The Raman is telling us that there is a complete variation of possible precipitate oxidized phase of carbon in the fluid inclusion along with diamond. Here it's a just to have a look at some fluid inclusions. We see that here there are solid phase, the S stays for solid, liquid water, vapor water, and diamond. Because when we see the fluid, when the fluid inclusion are not coated, then it's absolutely clear that it's a water-dominated fluid. And we were unable to either optically recognize or to Raman detect any CO2 in the vapor bubble. On the other hand, there are of carbonate precipitating from this fluid along with diamond. So diamond inside the fluid inclusion, diamond outside the fluid inclusion. But we were quite lucky with our Raman analysis because when we concentrate our laser beam into the liquid part of the inclusion, we have confirmation that the aqueous fluid was able to dissolve bicarbonate and carbonate ions, so that carbon, the fluid that was precipitating diamond, was transporting carbon, not as usually considered CO2, as we are all used to consider the presence of oxidized carbon in a fluid, but as ionic species. And another important thing in looking at how the speciation of fluids at high pressure and relatively low temperature can show us is that we were also finding silica monomers and deprotonated monomers in solution. And if you look at these spectra, all the asterisks are the host garnet phase. You see that there are other phases. These are daughter mineral in the inclusion. So when quartz is precipitating in the inclusion, we can still see the carbonate ions. When carbonate are precipitating, we can still see the silica dissolved in water. Make some extremely rough calculation of the possible amount
of carbonate in solution and bicarbonate in solution. We did not put many effort on this because in any case what we are measuring is room temperature condition, so it's not giving us the actual composition. Now what we are doing is that we are concentrating much more on the diamond itself themselves, because what we are starting to find is that in many of these microdiamonds which are present inside the fluid inclusion, these are and we are used, or people which are used to look at Raman for diamond conformation in metamorphic rocks or for diamond in other environment, they are used to see these single peak at 1330 centimeter to the minus one. But here you see Chinyana is telling us that there is something else in the diamond or caught in the diamond. So we see that there is amorphous carbon. This is not a surprise. That's a common feature in many metamorphic diamonds. But these are carbon double and single bond, which are typical of transpolyacetylene segment. So the possibility that the presence of carbon is not only related to oxidized carbon, ionic oxidized carbon, but also to some form of organic carbon complexing. And this would have a tremendous influence in our way of calculating PT redox condition and the fluid rock interaction. Because if we take organic complex molecule, the oxidation state of carbon can be the same of diamond and not very oxidized. So, about the origin of diamond, we had no evidence at all that these could be formed, they could be formed by direct conversion of graphite. There is no graphite, no metamorphic graphite in this garnetite. We have absolutely evidence, so we think it's likely that it's a precipitation from a fluid. How? It is possible that there are some redox reactions between the fluid and the rock, which are making the prerequisite for diamond precipitation. The evidence of fluid precipitation are given by the petrographical association, by the presence of daughter phase. I mean, it's absolutely clear. They are inside, outside. It's a common system which was present at the moment that the garnet was growing. Evidence supporting reaction with the host rock, we believe that there might be some reaction going on of oxidation, because commonly we see in the garnetite an increase of iron in the zone, in those zones where the fluid inclusion are concentrated. So maybe it's a redox going on between the fluid and the rock. But looking at another way, so how a fluid evolves dynamically during subduction, so that is not giving us any graphite, but it's precipitating directly diamonds, we have modeled the PT path of the rocks in terms of carbon concentration on the fluid and necessary to precipitate diamonds. And this, of course, depends, and it's a consequence of the oxygen fugacity buffer that you choose. And we see that for Chinyana, by modeling the PT path on an E-mod buffer, we can have diamond in a fluid without having graphite, and which should be the very, very, very little CO2 in it. It should be, as people which are working on this subject know, at the so-called water maximum. So the whole thing combined are giving us the idea that the modeling, only modeling with the formation of diamond with thermodynamics, which consider that the carbon, the oxidized carbon in the fluid is present only as a CO2, not enough, we
believe, because we it, this cannot model the ionic carbon, the ionic carbonate. Oxidized carbon, which might be present in the fluid. And if it's true, if it will come true that there is also complexation as organic species, this is going to also change our knowledge on the oxidation of carbon transported by fluid. So summarizing, what kind of information we got from the study of diamond? We had the clear indication that the carbon speciation is not limited to CO2. More than this, I mean, CO2 should not be one of the major components in the system, and that the species that can be present are much more than we imagine at the moment, or that we are modeling at the moment. At the same time, this increase in ionization of CO2 that we observed, pressure condition and low temperature condition, is indicating, strongly suggesting that this solution of carbonate can be a way to move carbon from a subducting slab into the mantle wedge, and that the speciation of carbon cannot be considered only a function of pressure, temperature, and redox condition. Does diamond change our tectonic understanding? The short answer is no. There might be another answer, so probably. I mean, to have diamond preserved in this condition, exhumation of rocks should occur without significant heating. So this is something that we should think about, and that people which are modeling and studying the geodynamics of ultra-high pressure metamorphic complex one should investigate and consider. Just a final remark. In some way, it might change our understanding. Here I have reported the generally considered diamond graphite equilibrium curve of Kennedy and Kennedy 1976. This is an extrapolated curve at extremely low temperature, starting from experiment. Experiment for kimberlitic diamond, experiment at above 1500 degrees. But if we model with thermodynamics the equilibrium, the PT condition for diamond formation are going at lower pressure, not dramatically, but this should make us thinking about using polymorph of single phases as a metamorphic indicator. I think that the case of Cignana, where the group of Perino have modeled thermodynamically, starting from mineral equilibria, the PT condition should be something always to be done. So in conclusion, the first diamond from the Alps, the first diamond in ocean temperature diamond occurrence, the youngest known, ultra-high pressure Raman. So not only metamorphic indicator, not only indicator of metamorphism, but a way to study fluid composition, movement of volatile in the mantle, and we have to look more and in more detail, because they are probably much more common than now considered. So thank you very much for attending. Thank you so much. Grazie mille per questa bella presentazione. Una domanda, Bernardo. Innanzitutto grazie per le immagini spettacolari, e non solo le immagini. One question, I may have missed something. Is your interpretation of the diamonds inside the fluid inclusions of daughter crystals or trapped minerals? No, I didn't say, speak about, I mean, these are come si dice, inclusionisti fluidi. Perversions of inclusionists.
They are something in between. I mean, we are used, it's a daughter, it's a stepdaughter, it's some other or family relationship, but what we see is that the fluid in the moment which is trapped is precipitating the diamond. And the proof is that you find inside and outside in the same petrographic association. So it's not something, a daughter mineral is something which is formation of an inclusion. So it's also really difficult to imagine that you have retrograde diamond. The moment in which you see outside and inside together with other phases that I have not detailed for question of time, then you see that the fluid was saturated. So the redox might be, but what we see strongly is that there is also the concept of oversaturation of the fluid and the post-carbon coating that you see, which in many cases is called metamorphic graphite. But the Raman is not telling that it's metamorphic at all. Metamorphic means to have a pressure, a temperature condition, and a process behind. This is PLOF, precipitation of carbon from aqueous fluid. E qualche altra domanda? Any pressing questions there? Maria Lucia, complimenti. And to ask you, you need an aqueous fluid, essentially, for these diamonds, okay, to precipitate. So you have an idea of the origin of this aqueous fluid? Is internally produced in your rocks, or is coming from elsewhere? Do you have any tracing or any clue on that? Il microfono. No, beh, per usare quello. Così mi spiego cos'è un aqueous fluid, perché faccio gli audio. Allora, about the origin of the fluid, at the moment we have no conclusive, we have no sure if it's external or internal. Because we have done the stable oxygen stable isotopes in all the quartz which is present, but of course, I mean, the quartz is later. And it's not only later, but it's also not in equilibrium with the garnet. So we couldn't have any conclusive answer from the mineral equilibria in terms of stable isotopes. And we are the fluid, but it's a nightmare. Because you should select those inclusions which are representative just to make, you know, bulk, to make a point and say it has no meaning. Of course, there is some disequilibrium if a redox process is going on, so it might be likely that it's external. But something has to make the process start somehow. But not coming from very far away, because if I imagine what you are thinking, I mean, in these fluids there are no chlorides. This is a fluid which has carbonate species, so it's not giving us any indication that it's coming from some mafic or ultramafic lithologies. If it's externally derived, there should be very, very prossimo, very close and from metasedimentary source o sedimentary source. Grazie anche della bella discussione. E il prossimo oratore, the example of diamond its inclusions, and per un ignorante immagino che sia nello stesso filone di quello che discuteva adesso la Prezzotti. No. Lo rivela la mia ignoranza del soggetto che è assoluto. Intanto volevo ringraziare per l'invito, perché per me è un onore poter onorare chi è stato mio apprezzatissimo docente quando ero studente. E mi è stato chiesto espressamente di raccontare qualche cosa sulle ricerche che stiamo facendo sui diamanti di mantello, e questo vuole essere un ulteriore contributo, anzi, ulteriore tributo a quell'approccio che vede l'utilizzo della mineralogia come supporto per la petrologia, approccio che è stato uno dei cavalli di battaglia di Franco Sassi e che il gruppo di ricerca con cui ho il piacere di collaborare sta cercando di portare avanti.
I will switch to English now, so the international audience can understand me better, hopefully. So let me take you away from the Alps for a while, if you don't mind. Let's go into the mantle for a while. But as you will see, and many of you are applicable not only to diamonds, but to other types of geological materials, and in particular to metamorphic rocks. So diamond is a very simple mineral. So if you get a perfect diamond like this, you will probably get a lot of money, but you will get little geological information. I'm talking about mantle diamonds. Most of the things that we know about mantle diamonds come from the study of its inclusions. Of course, jewelers do not like them, but scientists go crazy for them because they can get a lot. But in most studies on inclusions in diamonds, there is a basic assumption that is made, that is that the inclusions are syngenetic with the diamond. If this is the case, of course, any information you get can be applied to the diamond with no problems. But the main arguments, what are the main arguments in favor of syngenesis? Well, the most widely used argument is that in most cases, the inclusion have a shape that is imposed by the diamond. And this has been interpreted as the result of a mutation and to the controlled by the higher energy form of the diamond. But there is actually no quantitative modeling of this. And the other argument has been based on the observation that several inclusions show a non-trivial crystallographic orientation with respect to the diamond, which implies epitaxy. But actually, the same authors admittedly say that this is not a general observation, and the statistical significance of these data is. But nonetheless, and strangely enough, a general belief that X-ray data supports syngenesis was developed. In fact, in 1999, Pearson and Shirey say that the epitaxial relationship is powerful evidence in favor of syngenesis of many inclusions in diamonds. We're not totally convinced about this, so we started to look at diamonds ourselves. We have studied a set of diamonds coming from one of the most famous kimberlites in the world, that's the Udochnaya kimberlite from Siberia. We have studied the orientation, the crystallographic orientations, 20 diamonds using X-ray diffractometry, which is a non-destructive technique. This is very good when you study diamonds, actually, because for two reasons. One is scientific. You can preserve the sample for further investigations. But the most important reason is that it is very difficult to put your hands on samples like this. And it is even more difficult if you say to your provider that you want to destroy them. So X-ray data, X-ray diffractometry is very good in this respect. You can measure the crystallography and illustrate them in stereograms like these. So for example, you have the A, B, and C axes of the olivine relative to the orientation of the crystallographic axis of the diamond. Well, there is one thing that you have to take care about. There is an ambiguity that arises when you want to compare several inclusions from different diamonds. That's due to the high symmetry of the minerals. In particular, you see these two as examples. They look like they are very different in orientation, but if you just apply the separator of the diamond, you understand that they are exactly the same. There's another thing that you can see. Well, actually, there is a very small portion of the stereogram that can reproduce the whole projection sphere just by applying the symmetry operator of the diamond. So to remove this ambiguity, we have forced all the B axes of all our olivine to plot in that small region. We have forced the C axis to plot in the upper hemisphere. In this way, we have removed all the ambiguities due to the symmetry, and now we can compare our olivine. This is what we did, and this is what we got. Actually, we do not see any preferred orientation. There is a random orientation of the olivines, which implies that there is no epitaxial control, contrary to the expectations. Another thing that we observed is that when you look now at multiple inclusions within a single diamond,
very often we see very similar orientations, maybe different from one diamond to the other, but very similar within the same diamond. Sometimes we also see multiple sets of inclusions. For example, here we have three olivines with similar orientation and another one with a completely different orientation. So, and what does that mean? Since we have excluded epitaxy, the only interpretation that we can envisage is that the olivines that have similar orientations are simply portions of an original olivine monocrystal. So this means that the diamond was growing while the olivines were dissolving. But if they were dissolving, this means that some of them, at least, pre-existed the diamond, so they cannot be syngenetic. They are protogenetic, as diamond people say. But these have a diamond-imposed shape. So a diamond-imposed shape is not evidence for syngenesis, contrary to what has always been believed in the past. So many of the inclusions that were believed in the past to be syngenetic may actually be protogenetic, and this has some implications because all the data that you get out of the inclusions may be biased. They may not be exactly strictly representative of the condition of the diamond. We should take into account the rates of chemical resetting during the growth of diamond, but this is never done just because everybody thinks that these are syngenetic. So possible consequences. Well, if some of the inclusions are not syngenetic, they may record ages that are older than the diamond. So this might explain part of the scatter that sometimes is observed around isochrone based on isotopic dating of inclusions. Moreover, the thermobarometric data that are obtained from the inclusions are these white symbols here, red symbols here. They plot very nicely on the geotherm that is obtained from thermobarometry of mantle coccinoliths coming from the same kimberlite. So what does that mean? Does that mean that the diamond-forming fluids are not hot with respect to the ambient mantle? That's possible, but it's just that the clonopyroxene that were used for genetic, so they simply record conditions that pre-existed the time of the formation of diamond. Well, these are now open questions. I don't have the answers, but at least I can offer some nice questions to think about. One of the interesting things when studying diamonds is trying to determine the depth of provenance. This is generally done by thermobarometry on inclusions, but there are very few minerals that allow you to get pressure and temperature. And these are very rare in diamonds. So we are trying to develop an alternative method that is based on the thermoelastic properties of the minerals. Basically, the thing goes like this. On entrapment, the diamond and the inclusion are at the same pressure and temperature. And on exhumation, everything is decompressed. But since diamond has a very low compressibility, the inclusion would like to expand much more than it can, so it develops an overpressure. If you can measure this residual pressure on the inclusion, and if you know the thermoelastic property, the entrapment conditions. The application of this method to diamonds is still work in progress, so I cannot show you the results, but the theoretical basis that it is required to perform these calculations properly is already developed. We have published it in some of our recent papers, and what may be interesting for all of you is that it has general validity, so it works not only for diamonds, but to any rock in which you have a mineral included in another mineral. In developing this theoretical basis, we found very useful to go back to an old concept by Rosenfeld and Chase. That's the isomech concept. An isomech is a line in Pitti space along which the relative changes in volume of two minerals are the same. So if this is the isomech that goes through the entrapment conditions, if we move along this isomech, then the volume of the inclusion
and the volume of the cavity that holds inclusion vary in the same way. So the pressure in the host and in the inclusion are the same and are equal to the external pressure. The isomech can be calculated if we know the thermoelastic properties of the minerals, and it is a very useful line because it divides the Pitti space in two regions in which you can develop an overpressure or an underpressure. For example, if you have a soft inclusion in a stiff host mineral, like for example silicates in diamond or garnet or quartz in garnet, and if you move off the entrapment isomech, say by increasing pressure, then the inclusion is much more compressible, so it develops an underpressure. And the reverse happens if you go down in pressure, moving from the entrapment isomech. And everything is reversed if you have now a stiff inclusion in a softer host, like for example, kyanite in feldspar or diamond in garnet. But the nice thing is that the Pitti paths of normal rocks do not follow isomechs. So just including a mineral in another mineral becomes a very efficient way to develop non-lithostatic pressures in a rock. I will show you some examples from metamorphic rocks now. This is an example of a garnet in white schists from the Kokchetov Massif. This garnet has quartz inclusions in the core and coesite inclusions in the rim. This means that, of course, the garnet has undergone ultra-high pressure metamorphism. But then why didn't the quartz re-equilibrate, transform into coesite? Well, this can be predicted on an elastic basis. If these are the conditions, let's say that we entrap quartz in garnet, say at these conditions, becomes the entrapment isomech that we can calculate, then the rock goes to ultra-high pressure metamorphism and the garnet follows the prograde path of the rock up to here. But the quartz is more compressible than garnet, so it never goes up to these conditions. The peak conditions for quartz are much, much lower, just 1.9 GPa, and the peak is 3.5. So the quartz is underpressurized and does not enter the coesite field at peak conditions. And we can also calculate that the minimum pressure that would be required for this quartz to be over 5.8 GPa, so much, much higher than the actual peak conditions. This is another example from the Bohemian Massif. This is a kyanite inclusion in a feldspar. It has a retrograde rim of plagioclase. This rim is zoned. We have higher anorthite content towards the inclusion and lower towards the feldspar. And this was interpreted as being due to a negative pressure gradient that would have been developed from at high temperature during decompression. But if we take into account elasticity, then we must consider that kyanite is stiffer than feldspar, so it is not possible to develop an overpressure on the inclusion just by decompressing the rock. I don't have a better idea to explain the observation, but at least what has been proposed in the past does not seem to work. The last example I want to are microdiamonds from the Bohemian Massif. These are microdiamonds inclusions in garnets. These were reported to exhibit a significant residual pressure based on Raman analysis. So how does this happen? Well, certainly it cannot be explained by elasticity alone. This is the shape of the isomech for diamond and garnet system. If we entrap the diamond in garnet, say at these conditions, then this becomes the entrapment. And whatever Pitti path you want to follow, there is no way that you can produce an overpressure on the diamond on exhumation. So there must be something different going on. One possibility is that the system was elastically reset at high temperature and at lower pressure, possibly by plastic flow in the garnet host. If this happens, then the relevant isomech becomes this one. And now, yes, we can develop an overpressure
on the diamond on exhumation. So this may provide an independent evidence for decompression at high temperature. So the conclusions, take-home messages, if you want, is that inclusion house systems may provide information on the mode of growth and on the physical conditions at the time of entrapment or at the time of elastic resetting. And from the crystallographic orientations of the inclusions, we can sometimes obtain evidence for or against syngenesis. And inclusions in minerals may develop large over or under pressures during metamorphism, and these over or under pressures are predictable. And more specifically, inclusions of quartz with no coesite in a stiff mineral such as garnet do not rule out ultra-high pressure conditions. And finally, a residual pressure on inclusions may provide independent constraints on PT paths in metamorphic rocks. That's all. Grazie Paolo per questo bel talk, perfettamente. Sono questioni ancora Annibale. By no means I'm discouraging our international guests to ask questions in case, okay? So Annibale. Aspetta. Annibale, scusa. Avete mai provato su diamanti dell'associazione ecologica? No, non fino abbiamo, adesso sempre quello. Non abbiamo ancora lavorato su rocce metamorfiche, su rocce crostali. Fino adesso abbiamo lavorato No, io parlo di diamante di mantello in cui ci sia l'associazione ecologitica, cioè granato con clino piroseno, non granato levino. La speranza è quella di trovare un modo per eliminare proprio le pressioni di formazione dei granati e dei diamanti ecologitici, per i quali non esiste ancora un barometro degno di questo nome che possa essere applicato. È uno dei motivi. Bernardo? Sì, io ogni volta che sento parlare di singenesi veramente faccio fatica a capire l'importanza geologica. La capisco se uno fa un esperimento con un gel e cresce tutto insieme. Ma se uno pensa a una roccia che è solida per il 99%, io non mi aspetto che altre fasi crescano assieme al granato che viene precipitato da un flusso. Quindi trovo questo concetto di singenesi abbastanza poco rilevante. Ma mi sbaglierò. Dipende dalla velocità dei processi, perché se l'inclusione, per esempio, nel diamante è antica, è molto più antica del diamante, e il processo di intrappolamento è molto veloce, la reazione di formazione del diamante è molto veloce, può essere che non c'è il tempo per resettare completamente il sistema che tu stai studiando, per cui l'età, gli isotopi, la geochimica, la termobarometria, potrebbero non essere. Il problema è che non sappiamo quanto tempo ci impiega un diamante a crescere. Probabilmente è un percorso molto lungo, perché il diamante è molto bello, spesso molto puro, però quantitativamente ancora non lo sappiamo, almeno a livello di mantello. Grazie anche per la bella discussione. Il prossimo intervento è di Marco Beltrando. Recognizing rift-related hyperextended margins in high-pressure orogenic belts, the Alpine case study. Quando mancano 5 minuti, ti avverto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono molto contento di essere qui oggi a festeggiare il compleanno di Giorgio Vittorio e per questa occasione cercherò di, dapprima, di mettere in luce alcuni degli aspetti, delle ragioni principali per cui Giorgio ha esercitato una grandissima influenza nella comunità geologica che si è occupata delle dinamiche dei margini convergenti e mostrerò come parte della ricerca da me condotta da me e dal mio gruppo si pone in continuità con ricerche precedenti di Giorgio e Vittorio. Per far questo mi occuperò di una delle classi della geologia alpina occidentale, ossia l'origine delle cosiddette scaglie esotiche associate agli ofioliti. Vi spiegherò di che cosa si tratta questa controversia, quali sono i suoi termini, qual è stata la proposta di Giorgio per risolverla, il mio impatto e quali sono le conseguenze di ciò sulle nostre conoscenze, sulla dinamica dei margini convergenti. Giorgio è uno dei responsabili del traffico di geologi che si incontra quotidianamente nelle Alpi occidentali, in parte grazie a questo lavoro
in cui fu il primo, nel 1971, a suggerire che il metamorfismo di alta pressione, già scoperto precedentemente, fosse dell'esistenza in queste aree di paleozone di subduzione, rendendo così interessante improvvisamente, per più ragioni rispetto a quelle precedentemente accettate, lo studio delle rocce di alta pressione, come ci ha mostrato Maria Luce, perché ci permetterebbero di investigare quindi processi che avvengono in attuali zone di subduzione. Spiega quindi la ragione dell'interesse per le Alpi occidentali, che storicamente si è esplicato in larga misura direi negli anni 70, 80, 90, almeno dal mio punto di vista. E attraverso varie fasi questo interesse si è esplicato. Una prima fase in cui ci si è concentrati nel documentare le condizioni metamorfiche raggiunte dalle varie unità alpine, costruendo delle carte, delle distribuzioni del metamorfismo sempre più dettagliate ed accurate, e con l'emergere di un'architettura del metamorfismo sempre più dettagliata ci si è iniziati a porre sempre di più, soprattutto dalla fine degli anni Ottanta, la domanda su come si fosse creata questa architettura, questa distribuzione del metamorfismo. E all'interno di questo dibattito una posizione prominente è stata tradizionalmente occupata dalla zona piemontese eclogitica in Val d'Aosta, denominazioni locali, ad esempio in quest'area viene detta zona Zermatt-Sas. La ragione di questa importanza storica sono da ricercare nella composizione litologica di questa unità, componente prevalentemente ofiolitiche, nel metamorfismo, nel grado metamorfico e in alcune particolarità come ad esempio la presenza di rocce di ultra alta pressione al lago di Cignano in questa posizione. Queste aree, come potete notare dalle varietà cromatiche, però non sono costituite solo da rocce tipicamente ofiolitiche, ossia da serpentiniti in verde chiaro, metabasalti, metagabbri in verde più brillante e varie tipologie di metasedimenti in blu, ma sono fin dai primi anni del XX secolo furono rilevate le presenze di cosiddette scaglie esotiche, ossia di litologie inaspettate per ambienti ofiolitici. E queste tipologie di scaglie esotiche sono raggruppabili in due grandi famiglie. Da una parte, in marrone, le scaglie di basamento paleozoico, basamento continentale, dall'altro, in giallo, scaglie di metasedimenti sia continentali che di mare basso, che di piattaforma continentale, attribuiti tendenzialmente al Trias da inferiore a medio. In queste aree, qui vediamo una sezione attraverso le unità piemontesi della Val d'Aosta, possiamo notare la varietà litologica e soprattutto la presenza delle cosiddette scaglie esotiche inattese per ambienti di tipo oceanico, le quali sono concentrate prevalentemente, ma non esclusivamente, nei pressi di un importante contatto litologico già citato da Michel questa mattina, nei pressi del contatto tra le unità piemontesi eclogitiche e quelle in scisti blu. In realtà se ne trovano soprattutto per il giallo anche all'interno dell'unità scisti blu e soprattutto per il marrone anche all'interno dell'unità in verde. Questo è l'aspetto e la modalità con cui si presentano in affioramento queste grandi scaglie, quindi scaglie esotiche di dimensioni molto rilevanti. E chiaramente la domanda che ci si è posti ed è diventata centrale a partire dagli anni 90 direi, è come si siano andate a ritrovare litologie di origine continentale associate a litologie ritenute tipiche di crosta oceanica. Varie spiegazioni sono state proposte per questa giusta posizione. Una prima teoria, tra quelle, ora vi citerò solo quelle più attualmente ancora accreditate, fu presentata da Michel Balevre Merle. La presenza di scaglie di basamento continentale associate alle ofiolite sarebbe da ascrivere a una tettonica multifasica in cui dapprima la zona sesia, costituita da rocce di basamento continentale, attualmente affioranti in posizione più interna rispetto alle unità piemontesi, sarebbe accavallata sulle unità piemontesi e questi contatti inversi sarebbero poi stati riattivati attraverso una tettonica estensionale, portando localmente al campionamento dell'originario blocco di tetto, quindi questo sarebbe il futuro, la futura scaglia esotica, che per azione di queste zone di taglio estensionali verrebbe localizzata in questa posizione. Teoria molto plausibile ai tempi della sua iniziale proposta, come vedremo successivamente forse non più così sostenibile. Una seconda teoria, presentata più recentemente, quella del canale serpentinitico, secondo il quale le scaglie esotiche sarebbero giustapposte alle serpentiniti all'interno di quello che appunto viene comunemente denominato il canale serpentinitico, ossia un'area originata sia a spese del cuneo mantellico al di sopra della zona di subduzione,
per idratazione legata a processi di disidratazione dei sedimenti che vanno in subduzione, i quali porterebbero l'acidità del cuneo mantellico, alimenterebbero un flusso di ritorno, il quale in combinazione con la trazione basale esercitata dalla placca in subduzione creerebbe un moto centrifuga all'interno del quale potrebbero venire rimescolate e giustapposte rocce che originariamente non avevano nessun rapporto spaziale diretto. Giorgio si pone in discontinuità rispetto a entrambe queste visioni con un suo lavoro molto importante del 1999, pubblicato sulle Memorie di Scienze Geologiche dell'Università di Padova, nel quale, sulla scorta di osservazioni fatte appena di questi anni nell'unità di Platta, nelle Alpi orientali svizzere, nelle quali era stato messo in evidenza come piccole scaglie di basamento continentale potessero essere giustapposte alle serpentiniti tramite l'attività di faglie giurassiche, quindi legate al rifting giurassico, sulla scorta di queste osservazioni propone una simile origine per la giustapposizione tra le scaglie esotiche e il mantello serpentinizzato nella zona piemontese eclogitica. Ora, qual è l'importanza di questa controversia e il suo significato? Evidentemente, secondo la teoria, le scaglie di basamento, le associazioni litologiche che noi osserviamo attualmente nelle unità piemontese eclogitiche deriverebbero dal campionamento di una crosta oceanica complessa con delle caratteristiche transizionali tra crosta continentale e crosta oceanica. Secondo il modello del Serpentine Channel, invece, questa giustapposizione sarebbe attribuibile a delle dinamiche di interfaccia, subduzione, cuneo mantellico completamente diverse. Quindi questa è la ragione dell'interesse e dell'importanza di questa controversia, che potrebbe apparire strana a chi non sapesse che sul terreno, cioè perché ci sono teorie così diverse su questa associazione litologica. La ragione è che quando si va effettivamente sul terreno ad analizzare i contatti tra le varie litologie, questi sono spesso caratterizzati da delle zone di taglio o perlomeno dai febbri caratterizzati da deformazione non coassiale, spesso sviluppatisi in condizioni di fasce scistiverdi, quindi durante l'esumazione. Quindi la presenza di questi febbric giustificherebbe, almeno in parte, la supposizione che vi sia stato del movimento relativo lungo questi piani. Quali sono però le osservazioni che Giorgio ha portato al di là di queste per cercare di sostenere un'originaria prossimità tra le scaglie di basamento continentale, le scaglie di sedimenti di pre-rift e le rocce ofiolitiche? Beh, la prima importante osservazione viene da un lavoro del 99, sempre quel lavoro del 99, in cui Giorgio mette in evidenza come le litologie di metasedimenti di pre-rift non fossero solo localizzate in queste grandi scaglie, ma si ritrovassero anche risedimentate all'interno di oficalciti, ossia di sedimenti che rielaboravano prevalentemente di esumate, ma evidentemente dovevano anche avere un'alimentazione piuttosto prossimale da parte di domini caratterizzati da sedimenti di pre-rift di questo tipo. Quindi scaglie di dimensioni da decametriche a centimetriche, a suggerire quindi un'originaria prossimità tra le aree dove si è andato a depositare questo sedimento e delle aree sorgenti che potevano apparire simili alle scaglie di pre-rift che oggi troviamo associate appunto alle ofioliti. Un secondo passo viene fatto pochi anni dopo con uno studio geocronologico in cui Giorgio e coautori mettono in luce il metamorfismo di alta pressione di alcune delle scaglie di basamento continentale, Tirole Vaz, Monte Emilius e Glaciere Frey, fosse identico nello stesso intervallo perlomeno del metamorfismo di alta pressione misurato in altre tre località, in realtà come solo due frecce, ossia nell'intervallo 48-44 milioni di anni, indicando, questo gli permette di concludere che perlomeno tutta l'evoluzione alpina a partire dall'alta pressione è stata fatta in comune tra le scaglie di basamento continentale paleozoico e le rocce ofiolitiche. A queste due osservazioni ho aggiunto più recentemente un'altra. Durante il corso del dottorato, ormai una decina di anni fa, avevamo notato come gli zirconi permiani di queste scaglie di basamento, da permiani a mediotriassici a seconda dei casi, fossero circondati da un orlo di crescita di età medio-giurassica. La questione l'abbiamo poi approfondita successivamente, sempre con Daniela Rubatto, verificando che questo è il caso anche della scaglia di Etirolle Vaz, dove i nuclei permiani, in questo caso di un metagranitoide,
sono contornati da degli orli giurastici, orli che per rapporti torio-uranio e distribuzione degli elementi in traccia sono compatibili con una cristallizzazione a partire da fusi mafici molto evoluti, che hanno la stessa età di tutte le intrusioni gabbriche datate decine di volte ormai all'interno delle zone, della zona piemontese, a suggerire come originariamente questi intrusi gabbrici all'interno del mantello peridotitico serpentinizzato, successivamente serpentinizzato, si fossero trovati in posizione prossimale rispetto a queste scale di basamento nel Giurassico. Detto questo, però, all'interno della zona piemontese ecologitica, a causa di questa sovraimpronta segnesumativa, non siamo mai in grado veramente di ritrovare sezioni crostali di queste zone di transizione oceano-continente. E quindi siamo ragionevolmente sicuri che il modo migliore per spiegare tutti i dataset che abbiamo a disposizione in questo momento siano quelli di attribuire questa associazione litostratigrafica a un'originaria zona di transizione oceano-continente, però in parte rielaborata con in modi non quantificati in queste aree. Per questa ragione, per fare un passo ulteriore, siamo andati alla ricerca invece di aree dove, sempre nell'orogene alpino, dove si potesse trovare sezioni crostali di una zona di transizione oceano-continente preservate completamente, nonostante la sovraimpronta metamorfica e deformativa alpina. Per far questo ci siamo dovuti allontanare dalla zona piemontese ecologitica, siamo andati in altre due località, l'unità di Punta Rossa, che ha un metamorfismo alpino in faccia scisti blu, è a fiore al cuore del piccolo San Bernardo, e l'unità del Monte San Petrone, che ha una sovraimpronta metamorfica in faccia ecologitica. Per dimostrare l'esistenza di sezioni crostali di tipo transizione oceano-continente coerenti, abbiamo dovuto aggiungere un criterio alla metodologia adottata da Giorgio, ossia il criterio di prossimità, quindi presenza di clasti attribuibili alle scaglie esotiche nei sedimenti e all'analogia tra le evoluzioni alpine di pressione, temperatura, tempo, deformazione. Ci siamo rifatti, attraverso gli studi che ho fatto in quegli anni con il gruppo di Strasburgo, all'architettura delle zone di transizione oceano-continente nelle aree dove non si ha una sovraimpina, dove si può notare come, nonostante le scaglie esotiche, quindi qui siamo a Tasnan, nelle Alpi orientali svizzere, quello che è il miglior affioramento al mondo di un alloctone estensionale che poggia su un detachment giurassico, dove, come possiamo notare, nonostante la scaglia esotica abbia una terminazione laterale, esistono delle superfici che possono essere seguite in modo continuativo per alcuni chilometri. Queste due superfici sono il top del mantello serpentinizzato e la base dei sedimenti post-tettonici. Quindi per dimostrare in ambiente alpino e quindi fortemente deformato e metamorfosato di essere in presenza di sezioni di basamento, sezioni di crosta di tipo transizione oceano-continente preservate, siamo andati alla ricerca di queste superfici. E l'abbiamo trovata, siamo riusciti a dimostrare che sono continue, che possono essere, nonostante ci si ritrovi in aree fortemente deformate, queste superfici possono essere seguite in modo continuativo per svariati chilometri attraverso le cerniere delle pieghe alpine. Dove, peraltro, in queste unità, riusciamo comunque ad obbedire ai criteri di prossimità, ossia ritroviamo nei sedimenti associati ai vari tipi di basamenti clasti che riflettono direttamente la litologia di basamenti associati, ossia questo è il caso dell'unità di Punta Rossa, dove a volte le scaglie esotiche sono fatte di gabbri carboniferi, bene, i primi sedimenti associati ai gabbri carboniferi sono fatti da una breccia a supporto di clasti, dove i clasti sono il gabbro carbonifero. I primi sedimenti in contatto con le peridotiti serpentinizzate, bene, i primi sedimenti sono una breccia, un conglomerato ultrafemico a clasti di peridotite serpentinizzata. La scaglia esotica è fatta di un granito per il primo sedimento contiene clasti di granito per alluminoso permiano. Quindi ad indicare come quando questi sedimenti si sono deposti si trovavano in prossimità direttamente in contatto con i basamenti paleozoici che oggi noi vediamo in quella posizione. Lo stesso avviene per l'unità del Monte San Petrone, dove direttamente associate alle peridotite serpentinizzate si ritrovano dofi-calciti sedimentarie e all'interno dei calcescisti si ritrovano clasti anche pluridecimetrici di basamento continentale rispetto a quello che si ritrova nella scaglia esotica.
E infine le analoghe evoluzioni pressione, tempo, temperatura, deformazione, questo per il caso del Monte San Petrone, in cui Alberto Vitale e coautori hanno mostrato come le condizioni PT registrate sia dalle scaglie di basamento continentale, che da metalave a pillo, che da metagabbri intrusi nelle perdutiti, sono assolutamente comparabili, quindi nell'ordine di 2.2 e 2.5 GPa, e come queste condizioni metamorfiche siano state registrate nello stesso momento, ossia nell'oligocene inferiore. Il criterio di prossimità: esistono dei clasti delle scaglie esotiche all'interno dei sedimenti oggi ad essi associati? L'evoluzione PTTD è comparabile? Siamo in grado di seguire queste superfici in modo continuativo attraverso le strutture alpine? Ebbene, la combinazione di questi tre aspetti metodologici ci permette di concludere che nell'area del Punta Rossa e di San Petrone in Corsica quello che noi vediamo è un analogo dell'unità di Tasna, ma fortemente deformato. E quindi l'apparente complessità, che è figlia di questa inattesa giustapposizione tra rocce di origine continentale e rocce ritenute di origine oceanica, è figlia della tettonica giurassica, non della tettonica alpina. E quindi dinamiche di tipo Serpentine High Channel non sono dimostrabili utilizzando le associazioni litostratigrafiche presenti nell'orogeno alpino occidentale. Non significa che non siano possibili in principio, in linea di principio. Le conclusioni che possiamo trarre dagli studi fatti da Giorgio e da me stesso e dal mio gruppo sono che probabilmente tutte, se non la maggior parte, delle scaglie di basamento continentale e di sedimenti di piattaforma che si trovano attualmente associate alle ofiolite delle Alpi occidentali e della Corsica derivano da una zona di transizione oceano-continente. Siamo però in grado di dimostrare di avere sezioni crostali che hanno mantenuto la loro coerenza attraverso il ciclo alpino solo in due località, quindi l'esistenza o meno, l'importanza o meno del cosiddetto tectonic shuffling, quindi il rimescolamento attraverso attività di zone di taglio inverse normali, deve ancora essere pienamente compreso, specialmente per l'unità piemontese ecologica. Quello che però possiamo escludere è che ci sia alcuna prova nelle Alpi occidentali di dinamiche di tipo Serpentine Channel. E voglio sottolineare che l'importanza del lavoro di Giorgio, oltre ad aver avuto un impatto sui modelli geodinamici, è anche da ricercare proprio nell'aspetto metodologico, dove lui ha cercato di estrarre dai decenni che ha attraversato i migliori aspetti delle metodologie del tempo, quindi combinando delle osservazioni sia litostratigrafiche con le tecniche di analisi tettonometamorfica, che essendo quindi alla base di quella che considererei attualmente la metodologia più produttiva per studiare dei terreni metamorfici caratteristici delle Alpi occidentali. Quindi grazie Giorgio. Grazie. C'è tempo per una domanda. E la Silvana. Penso che sicuramente hai ragione, però mi sembrerebbe che il Serpentine High Channel sia la situazione più, come si dice, più predispone all'esumazione, per esempio, di scaglie tipo le quarziti di Cignana o cose del genere, nel senso che si comportano come una saponetta, quindi mi sembrava dal punto di vista dinamico, mi sembrerebbe la situazione ideale per esumare dei corpi sottili, duri, conservativi di alta pressione. Io non metto in discussione la validità sul piano teorico dei processi, metto in discussione il fatto che siano supportati da delle osservazioni. Nel caso delle Alpi occidentali non sono supportati da osservazioni. Detto questo, va sottolineato il fatto che noi spesso non abbiamo accesso ai processi che sono avvenuti in condizioni di alta pressione, perché la maggior parte delle zone di taglio che vediamo sono scisti blu o scisti verdi. Quindi c'è quello spazio interpretativo dove uno potrebbe collocare dinamiche Serpentine High Channel, però bisogna dimostrare di avere dei blocchi di mantello peridotitico che derivano dal mantle wedge. Senza dimostrare quello non si dimostra niente. Come Giorgio con tutte le sue carte ha dimostrato, la maggior parte delle serpentinite delle Alpi occidentali hanno la copertura di early post rift attaccata. Non possono venire dal mantle wedge. C'è un'altra domanda, e mentre arriva il microfono lì, volevo chiedere, ma l'attribuzione di caotica a quella dinamica è letteraria o è matematica? È stata chiamata caotica la dinamica di quella subduzione. Sì. Caotica vuol dire disordinata o è una definizione? Allora, no, è un termine qualitativo.
Allora, l'idraulico è sempre fuori posto. Mi sento coinvolto in questa discussione perché anni fa, un po' di tempo fa, con il gruppo di Genova, Laura Federico in testa, abbiamo descritto una zona non alla scala che descrivi tu, ma alla scala locale, in cui cluster di rocce eclogitiche, sedimenti di differente provenienza, età e grado metamorfico erano imballati insieme in una miriade di serpentino al contatto fra un mantello che sopra poi, erroneamente o no, devo ancora capirlo, abbiamo definito io e la tonalità un mantle wedge, e sotto qualcosa di simile a uno slab. Allora, io accetto e credo molto buono il tuo lavoro, però allora come... Tu come la vedi? No, a quella scala, voi, voi stavate sicuramente osservando una zona di taglio alpina dove le dinamiche sono quelle che avete proposto. La scala, come hai sottolineato tu, è drasticamente diversa. La vostra unità era potente alcune decine di metri? Sì, no, no, non era una cosa. Da mountain building, però come sai, le cose nella catena alpina cambiano di scala, da una scala più piccola. Testato a grande scala che questo non è applicabile, io non voglio, però volevo chiederti come tu vedevi questo fenomeno. Okay. Sì, quindi sono d'accordo con quelle osservazioni che avete pubblicato al Volte. Grazie, mi spiace, non è che voglio tagliare la cosa in più, non è, però siamo in discreto orario, siamo solo con una decina di minuti di ritardo. Chiamerei l'ultimo intervento, l'intervento della, prima del coffee break, quello di Leon Severo Passeri, se... Ho detto bene, quella L era criptica, ma mi sono fatto dire. Sedimentary cycles during the Pangaea breakup in the Alps. Buonasera a tutti. E prima di tutto, brevemente, volevo fare un caldissimo augurio ai professori da Piazza e Sassi, per i quali ci siamo radunati tutti insieme in questa bellissima sala. Il secondo punto, volevo ringraziare gli organizzatori perché ci hanno trattato in un modo che io ritengo splendido. Adesso posso partire. Come alcuni di voi sanno, chi mi conosce, io mi sono sempre occupato di sedimentario, quindi niente basamenti. In questi studi sul sedimentario io ho concentrato la mia attenzione sul... l'intervallo triassico-giurassico, che mi permetteva di decifrare in che modo e in quanti modi possibili si è aperta la tetide. Negli anni passati, insieme a mia moglie Gloria Cerapica, che purtroppo non può essere qui presente, abbiamo maturato l'idea che il sistema Alpi-Appennino e Magrebidi, se volete, può essere capito presumendo l'esistenza di un solo sistema di lifting, quello giurassico, quello dell'oceano alpino o ligure piemontese, se preferite. Abbiamo pensato che l'evoluzione di queste catene potesse essere meglio spiegata ammettendo l'esistenza di diversi sistemi di lifting, anticipando in parte almeno le conclusioni di questo intervento. Vi presento brevissimamente le caratteristiche di questo. Come ho scritto nella nota, questo non è uno schema paleogeografico, tutt'altro. È uno schema, se volete, estremamente semplificato, estremamente brutale, per trasmettere un'idea in modo semplice. Noi abbiamo pensato che esistano tre sistemi di rifting principali. Vediamo quali. Il numero uno è il braccio meridionale della tetide, che si individua almeno nelle nostre regioni a partire dal Permiano, con sedimenti marini. Il numero due è il braccio settentrionale della tetide, quello responsabile delle Dolomiti, che comincia anch'esso nel Permiano, ma ha una crisi di subsidenza nel Carnico. Il terzo sistema di rifting è quello giurassico, responsabile dell'apertura dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Piemontese, Ligure Piemontese, che è molto più tardivo rispetto agli altri, perché il suo inizio può essere datato, riferito intorno a 200 milioni di anni.
fase del Giurassico, quindi. Fatta questa premessa, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali del braccio settentrionale della tetide, del numero 2. Ah, devo essere io qui e non so come fare adesso, Questo. Grazie. Devo cavare gli occhiali. Nel passato il vulcanismo permo-triassico nell'area alpina veniva interpretato come manifestazione tardiva di sercinica. Più recentemente, Dal Piazza, Martin e altri autori hanno sostenuto invece l'idea che questo vulcanismo fosse l'inizio di un nuovo rifting. Inizio che le datazioni radiometriche ci permettono di valutare intorno ai 280 milioni di anni. Questa interpretazione coincide perfettamente con quanto dimostra la successione sedimentaria, perché abbiamo una forte subsidenza nel Permiano, nel Trias inferiore e ancora nel Trias medio, ma alla fine del Trias medio, al passaggio ladino-carnico, da Trias medio a Trias superiore, questa velocità di subsidenza si arresta, si ha un sollevamento e si ha colmamento dei bacini. In questo senso si può parlare di un primo grande ciclo sedimentario che è caratterizzato dalla presenza di grandi quantità di carbonati medio-triassici. Successioni con queste caratteristiche sono ben conosciute in tutto il sud alpino, dalle Alpi Giulie fino quasi in Piemonte, nell'Austroalpino, nel Brianzonese, eccezionalmente anche, l'ho segnato con il numero 2, nella parte più nord-occidentale dell'Appennino settentrionale, nell'area che è tra la Spezia e le Alpi Apuane. È importante però osservare che non esiste traccia di Trias medio marino nella restante parte dell'Appennino settentrionale, nell'Appennino centrale. L'Appennino meridionale è un'altra storia e la vedremo dopo. Ma non c'è traccia, per esempio, all'isola d'Elba, non credo che esistano tracce in Corsica, e dove abbiamo lavorato anche in Appennino, non in Appennino meridionale, ma nell'arco calabro-peloritano, non c'è traccia di questo ciclo permo-triassico. Quali conclusioni possiamo trarre? Credo che una conclusione possibile sia questa, presentata alcuni anni fa, che il braccio settentrionale della tetide era aperto a est, collegandosi con il golfo della Paleotetide, e si chiudeva paleogeograficamente verso sud-ovest, come rappresentato in questo schema. Vi mostro adesso alcuni dettagli delle caratteristiche di questo solco nell'area orientale e in quella sud-occidentale. Nell'area orientale abbiamo la classica successione dolomitica illustrata magnificamente in questo schema di Alfonso Bosellini. In questo schema io ho aggiunto semplicemente l'indicazione primo ciclo sedimentario, dal Permiano al Carnico, secondo ciclo sedimentario, dal Norico andersù. Guardate gli alti valori di subsidenza che si registrano nel Trias medio, nel Ladinico, e alla fine del Ladinico questa subsidenza si arresta. Il rifting finisce, si estingue, c'è qualcosa che non funziona. Andiamo a vedere adesso cosa accade invece. Sono andato troppo avanti. Come faccio a tornare indietro? Grazie. Cosa succede nel segmento sud-occidentale di questo solco? Cioè
nell'area delle Alpi Apuane e di La Spezia. Questa è la successione del promontorio orientale del Golfo della Spezia. Osservate conglomerati anche poligenici, carbonati, marmi generalmente. Questi carbonati contengono numerose diplopole che permettono di pensare all'anisico superiore. Successivamente ci sono dei marmi massicci, delle calciruriti, delle prassiniti. Sopra i marmi massicci abbiamo trovato un orizzonte con ammoniti e con odonti. Ci assicurano un ladinico inferiore. Sopra questa successione carbonatica c'è una successione terrigena, da costiera a continentale, che fa finire il primo ciclo sedimentario. Il secondo ciclo sedimentario inizia nel Carnico superiore con dolomie datate con foraminiferi. Credo che possa interessarvi vedere la parte centrale della successione di Punta Bianca, promontorio orientale del Golfo della Spezia. Il numero uno sono i marmi ladinici. Il numero due sono calcigruriti. Il numero tre sono prassiniti. Il quattro sono ancora calcigruriti e marmi. Vi faccio anche vedere un'immagine delle prassiniti di Punta Bianca. Queste strutture alcuni autori le hanno interpretate come cuscini, come pillolavas. Io non sono molto sicuro di questo. Quello che vi posso dire, molti anni fa, da Ricci e Serri, hanno dimostrato che queste prassiniti derivano da basalti di media alcalinità. Niente a che spartire quindi con i toloitici dell'oceano Ligure Piemontese, differenziati chimicamente, di intraplacca, emissioni di intraplacca continentale. A questo punto abbiamo visto che il ciclo che a Punta Bianca, in Dolomiti si vede un po' meno, a Punta Bianca, alla Spezia si vede di più, che questo ciclo permo-triassico si chiude nel Carnico. In questo senso molti autori, noi inclusi, abbiamo considerato questo rifting come un rifting abortito, un rifting che non ce l'ha fatta a aprirsi fino a condizioni oceaniche. Andiamo avanti vedendo cosa succede in Appennino meridionale, perché non ne abbiamo parlato ancora. In Appennino meridionale, quella fascia di terreni che va sotto il nome di bacino Lago Negrese Molisano, è una fascia molto molto deformata che rappresenta una parte marginale del braccio meridionale della Tetide. La successione più interessante è quella Lago Negrese, in Basilicata. Osservatela attentamente. Non esiste crisi carnica in questa successione. Il Carnico e il Norico sono in perfetta continuità e sono rappresentati entrambi da calcari con selce, cioè da una facies prettamente pelagica. Le datazioni sono estremamente precise e sono state fatte sulla base di conodonti studiati da un collega di Padova, che è Paolo Mietto, il bravissimo Paolo Mietto. Oltre alla mancanza di una crisi carnica, vi sottolineo l'esistenza di radiolariti a partire dall'anisico superiore. Osservate anche che il ladinico è interamente radiolaritico. E è ancora radiolaritica la successione a partire dal retico per tutto il giurassico. Credo che sia superfluo insistere sulle differenze che esistono tra questo solco meridionale e il solco settentrionale della Tetide. Sono due cose diverse. Andiamo avanti verso il secondo rifting. Ah, una questione delle radiolariti, bellissime radiolariti rosse del ladinico Lago Negrese. Il rifting giurassico, da una forte emissione di vulcaniti, sono quelle della CAMP,
che hanno una punta massima a 200 milioni di anni. 80 milioni di anni dopo, quindi, il magmatismo permo-triassico. Nel Dogger, lo sapete meglio di me, si apre l'Oceano Atlantico e si apre l'Oceano Ligure Piemontese. Ma questo nuovo rifting interferisce in qualche modo con i solchi precedenti. Questo rifting, tutto sommato, ha un andamento quasi nord-sud, con dei tratti in trascorrenza est-ovest, dove interferisce con i solchi preesistenti, braccio meridionale e braccio settentrionale della Tetide. A questo rifting è legata la trasgressione marina in Appennino centrale e in Appennino settentrionale e la ripresa di subsidenza nell'area alpina. Nello schema di destra abbiamo anche accennato a una possibile evoluzione al momento dell'orogenesi, con due sistemi, cioè i due sistemi di rifting generano due orogeni quasi sovrapposti, ma differenti. L'intersezione tra il rifting giurassico e il braccio settentrionale della Tetide genera la separazione tra i domini sudalpino, australpino e quel settore dell'Appennino settentrionale, quello della Spezia, che vengono separati dalle unità brianzolesi. A questo punto ho detto quello che dovevo dirvi e più come conclusione vi pongo semplicemente due domande alle quali io al momento non so rispondere. Quindi per conclusione due domande. La prima che mi incuriosisce, se qualcuno poi mi sa rispondere, è tra il bacino oceanico di Meliata, Carpazio occidentale interni e il bacino ensialico permo-triassico alpino, può esistere? Non lo so. Il secondo punto che mi ha sempre incuriosito da anni, quale può essere la causa della crisi carnica? Può essere legata alla subduzione giurassica, in qualche modo, alla subduzione giurassica dell'oceano di Meliata, o è semplicemente il riflesso del rigonfiamento del sollevamento che dovrebbe aver preceduto l'apertura dell'oceano Ligure-Piemontese? Vi lascio con queste due domande e un'ultima immagine, ringraziandovi anche per l'ascolto, che vuole essere semplicemente un omaggio al mio grande amico Giorgio Dal Piazza. Grazie. Grazie, è moderatamente irrituale che il relatore faccia domande se c'è qualcuno che le risposte. Le domande le ho fatte io. Eh sì, non c'è dubbio. Qualcuno ha delle risposte da fornire, posso passare o delle altre domande, non lo so. Ecco una domanda. Ed è questa. Da un lavoro che avevo cominciato col professor Frizzo, che adesso è andato in pensione, a cui lui era particolarmente legato, era la distribuzione degli affioramenti di siderite nel sud alpino, e mi aveva convinto a fare tutte le analisi con le tracce eccetera di queste sideriti, e queste siderite sud alpino, io l'ho visto dalla Lombardia fino al Veneto, e sono concentrate tra il Permiano e l'Onechiano, cioè tra la fine del magmatismo permiano, e stanno esattamente in corrispondenza di questi corpi, sì, e sono ovviamente delle mineralizzazioni in parte marine, forse sono marine anche quelle del basamento, non abbiamo ancora capito bene, però sono circoscritte nello spazio e sembrano legate a qualche cosa che viene prima del ciclo magmatico ladinico e dopo la fine del ciclo permiano. Quindi io oggi che va in linea con le tue domande, non abbiamo la spiegazione. Qualcuno ha risposte
a una delle risposte. Mi dispiace, non so proprio rispondere, eh? I appreciate you intervening. To your first question, I think it's now. For your first question that you put on, I think the it's well established in the Eastern Alps, in Northern Calcareous Alps, and in the Western Carpathians, that you have this Middle Triassic rifting related to your northern branch of Thetis. I think this is well established, the passive margin formation, it's very clear. Dice che la risposta, hai capito? Dice che la risposta alla prima domanda è conosciuta. Sì, e ha risposto, però non chiedere a me che faccio l'idraulico. Cosa ha detto? I cascacchi. Giorgio, vuoi intervenire? Non voglio commentare, no, nessun altro. Grazie ancora. Allora ci aggiorniamo. Io suggerirei che, nonostante il ritardo di 8 minuti rispetto alla tabella di marcia, ricominciassimo alle 16:10.